Chi è che oggi è in grado di accendere il sole? Il dispositivo funziona in modo identico a quanto funziona la natura. Non abbiamo copiato gli effetti, ma abbiamo ricostruito i fenomeni fisici che accadono nell'interazione tra la luce del sole e l'aria e l'atmosfera. Ci sono tre cose: un materiale che ricostruisce l'atmosfera, quindi un cielo solido, abbiamo un sistema illuminante che ricostruisce il sole, quindi un proiettore che genera luce potente, brillante, a basso angolo, capace di stagliare le ombre con precisione, e abbiamo un sistema ottico che è quello che dà la direzionalità della luce in grado di far sì che chi guarda al sole e al cielo li percepisca non a una distanza finita, ma come se fosse il sole a 150 milioni di chilometri. Ho letto un libro, Light and Colors in the Outdoor, di un fisico, di un astronomo, che racconta di ottica atmosferica, dei fenomeni della luce in outdoor. Solo che fenomeni spettacolari, ma io non ne vedevo neanche uno. Per cui mi sono messo in laboratorio a provare a ricostruirli, più che altro per capire che cosa fossero, dove fossero e come scovarli. E sorprendentemente, dopo averli con successo ricostruiti in laboratorio, mi sono accorto di vederli. Lo sviluppo è stato dettato da una necessità pratica di poter comprimere l'atmosfera, che è come sappiamo è un layer di aria di 10 km in un sistema, un cielo solido dello spessore di pochi millimetri, e di sviluppare un macchinario che contenga all'interno di qualche decina di centimetri la possibilità che chi lo guardi percepisca un sole a una distanza infinita. Il dispositivo richiede uno spazio al di là del controsoffitto di un metro per la finestra, diciamo, di 2x1 e di 65 centimetri per la finestra più piccola. Considerato il fatto che la presenza del cielo e di questa apertura dà alla persona che ci abita la percezione di uno spazio enorme al di là di essa, uno può tranquillamente avere un ribassamento del soffitto nella zona cielo fino a un'altezza di 2,40 m, 2,30 m.